Cari buongustai, ben trovati. In questa settimana di A Casa Tua continuerete a scoprire tutto quello che ancora non abbiamo detto e non vi abbiamo fatto vedere del re degli agrumi che abbiamo nel mondo, il bergamotto. Non perdetevi nulla, eh! Cari buongustai, ben ritrovati, stesso posto, stessa scena, sempre dal Museum Center di Reggio Calabria, nell'angolo proprio dedicato al Museo del Bergamotto, dove domani vi daremo proprio contezza di tutti gli strumenti che il professore Caminiti ha cercato, gli macchinari intendo dire anche gli utensili, intendo dire anche l'apparecchiatura, il modo in cui il bergamotto veniva anche trasportato, no? in altri paesi, esportato all'estero. Quindi vi daremo sicuramente la possibilità di vedere con i vostri occhi cosa c'è proprio all'interno di questo straordinario posto e molto suggestivo. Insieme vi ricordo e vi anticipo che domani avrete anche la possibilità di ascoltare tutti i vari contributi da parte proprio delle istituzioni e delle persone competenti, ognuno nel campo e nell'ambito specifico di loro competenza. Quindi oggi siamo ancora qui perché dobbiamo ancora decretare chi si aggiudicherà il secondo posto, quindi il weekend al Grand Hotel della Villa, chiaramente sempre a Villa San Giovanni. A proposito di Grand Hotel della Villa, vi ricordate chi c'era ieri con me a gestire, reinterpretare, parlare un po' anche del bergamotto e impiattare le preparazioni dei nostri 10 finalisti? Il nostro chef Cristian Marcianò. Cristian, direttamente dal Grand Hotel della Villa, benvenuto. Grazie ancora di essere qui. Per l'invito. Per l'invito. Ecco, sono venuta io ad invitare te a cucinare qui al Museo del Bergamotto. Trasferta. Trasferta oggi, perché questa è la residenza di Michele, certo. Vero? Ecco, va bene, va ci bene. Ospitare. Però vi alternate, lui sì. Sopraggiunge al della Villa. Io vengo qua, bene. Poi ci ritroviamo insieme al borgo. Ecco, è sempre... Ci diamo una mano a vicenda. Sempre col da fare che avete, immagino, sì, sì. È fondamentale la collaborazione e la cooperazione. Ma chi è che coordina tutti i lavori in modo assolutamente esemplare, soprattutto si prende cura delle vostre esigenze e fa sì che il vostro evento sia l'evento speciale o che si possa realizzare al Museo del Bergamotto, o che si possa realizzare al Grand Hotel della Ville, al Plaza Hotel, o che si possa realizzare al Borgo Santa Trada? Eccola qua la nostra direttrice, di nuovo benvenuta Karin. Ben trovata. Thierry, giusto? Thierry, questo francese ci piace alquanto. E poi tra l'altro grande, grande è l'impiego del bergamotto in Francia, come essenza che fissa proprio tutti i profumi. Va bene, quale ricetta andremo ad interpretare oggi? Oggi facciamo un trancio di spada freschissimo che è stato pescato nel nostro stretto. Arrosto, poi condito con un salmorillo, condimento balsamico di bergamotto, succo di bergamotto e buccia di bergamotto. E della mentuccia. E condito con all'ultimo un po' di mentuccia fresca per dare un po' di fresco. Mentuccia fresca. Se ricordate bene, è l'erba proprio tipica, la pianta aromatica tipica dello chef Francesco Marinaro, che firma e partecipa alla gara gastronomica della ricetta al bergamotto, il re bergamotto a casa tua. Francesco, interpreteremo oggi la tua ricetta nelle mani chiaramente esperte del nostro Cristian. Cristian, come si procede? Tu intanto vai avanti, perché io con Karin ho ancora tante cose da dire e tante informazioni da dare o da rinfrescare ai nostri amici che ci guardano da casa. Intanto complimenti per il bel pezzo di spada, so che questo è quello che servite nelle vostre ricorrenze. Sì, nelle nostre strutture, sì, rigorosamente. Scusatemi, diciamo dello stretto. Guardate, una
Altro che bistecca, un pezzo proprio di spada. Deve pesare intorno ai 300 grammi. 300 grammi, uno con questo poi in teoria avrebbe terminato, ma non è il caso ma vostro. Ci sono dei buon gustai che vanno avanti oppure... Va bene, poi ti chiedo quale ricetta invece è la tua per condire il pesce esatto. Spada. Allora, quindi lo vai a salare come procedimento vuole. Condiamo un po' d'olio. Ok. Bene, intanto ringraziamo anche oggi, siamo quasi in dirittura finale sia della terza edizione di A Casa Tua, cari amici, e sia dell'arrivare a scegliere in qualche modo quale ricetta si sarà aggiudicata il secondo premio. Ringrazio intanto tutti i 10 finalisti. Tu stai avviando pure? Sì. Tranquillamente. Ok, dalla piastra deve essere bella rovente, immagino. Certo. Ecco, non diamo mai nulla per scontato, chef, perché c'è chi sa cucinare molto bene, c'è chi ha bisogno ancora di acquisire informazioni e competenze, quindi tu più hai da dire e meglio è, vero Karin? Sì. Diamo dei consigli sempre per fare cucinare la gente in modo che sano. Abbina bene i sapori. Giusto, e chi meglio di voi? Chi meglio di voi? Quindi questa necessariamente la piastra deve essere rovente. Certo. Va girata da tutti i lati. No, questo no, lo giriamo solo una volta. Sì. Dentro lo lasciamo bello morbido. Così ti ha detto Francesco Marinaro. Ovviamente, perché ovviamente. Non deve asciugarsi, perché sennò risulta troppo asciutto. Va bene, noi dobbiamo fare come ci ha scritto lui nel procedimento, ci ha mandato quella mail, e chi si deve sbagliare, assolutamente, bravo, tu te la sei studiata bene bene, anche ovviamente. Meglio di me. Quindi dicevo, colgo l'occasione per ringraziare i 10 finalisti, in testa Karin, come ha fatto ieri il nostro Enzo Cuzzola, responsabile nel gruppo C&M del Food and Beverage, tienimi la conta per cortesia, sono 10, sì. Allora io inizio, Ambra Strinati. Anche con le mani, sì, sì, in effetti lo stavo facendo. No, è bello, è carino da vedere. Ritorniamo un po' bambine, dai, che ci piace anche Karin, con tutto questo lavoro che ogni tanto ci fa uscire fuori dalla dimensione dell'infanzia, alla quale dovremmo rimanere ogni tanto, no, anche ancorati. Allora, Ambra Strinati, Rita Critelli, poi abbiamo Francesco Marinaro, Matteo Esposto, che si è aggiudicato il terzo premio alla cena degustazione al Borgo Santa Trada, il Bergamotto in Festa del 26 giugno, poi ancora Enzo Celi, Giusy Praino, Alessandra Punzi, Mimmo Pugliesi, quanti siamo? 8. Siamo ad 8. Mimmo Pugliesi, poi chi c'è ancora? Chi c'è ancora? Chi c'è ancora? Chi avrò dimenticato? Oddio, oddio, non me lo ricordo, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Andrea Bonaccurso, chiaramente, chi se lo dimentica, delle B-Club. E poi Massimo Daddino. Massimo Daddino a 10. Ce l'abbiamo fatta. Cari amici, io cerco di fare mente locale, però abbiate anche pietà di me. Qui immortalati i grandi due protagonisti del terzo finalista, Matteo Esposto, che vi ricordo ancora una volta ha realizzato due drink straordinari con lo sciroppo al bergamotto, ha realizzato il drink al bergamotto che vede, vi darò la ricetta perché so che qualcuno mi chiamava al numero verde che è sempre 800 088 335 al quale potete continuare a telefonare anche quando la nostra edizione sarà terminata. Speriamo di rispondervi. Noi andiamo in vacanza, ma abbiamo anche dei progetti simpatici attinenti all'estate, alla stagione, Karin, e voi sarete anche coinvolti in questa bella cosa, perché chi si stacca da qui? Chi si stacca da qui dalla vostra? Chi me lo fa fare? Assolutamente no. Mi nutro. Certo. Mi curo, esatto. Meglio di così, io vedi con i prodotti che poi faremo vedere al bergamotto che abbiamo poi anche la possibilità di avere come Karin inseriti proprio all'interno delle nostre strutture, nelle camere. Il professore Caminiti ha fatto realizzare una linea completa di prodotti a base di bergamotto proprio per la cura e l'igiene personale. Ecco, li vogliamo prendere che sono dietro di te, anche sì, se questa certo. È una cucina, noi non ci formalizziamo, siamo al Museo del Bergamotto, quindi ci sta che viene fuori anche qualcosa di cosmetico vicino ad un buon pesce spada che si sta intanto cuocendo bene bene. Quindi, ritornando alle ricette, qualcuno mi chiedeva, non avendo il computer, di dare le ricette dei cocktail perché vorrebbe reinterpretarle. Mettiti anche qui, guarda sì. Karin. Allora abbiamo, immagino, perché l'ho già provate. Se poi è uscito fuori qualcosa e ancora io non ce l'ho, mi arrabbio. Lozione per il corpo. Sì. Giusto? Shampoo. Sì. Bagno schiuma. Benissimo. Saponetta. Sì. E
I sali da bagno, e vai! Allora, ti dico, io già lo anticipavo nelle scorse puntate, lo utilizzo con una passione estrema. Stamattina anche ho fatto una bella doccia rinfrescante, energizzante, e devo dire che, scusatemi, questo serviva anche in passato, vero? Veniva dato ai lavoratori quando lavoravano per 10, veniva fatto appunto annusare i lavoratori perché per erano stanchi, per stimolarli, sì, e rienergizzarli. Esatto. Non ti nascondo che con mio marito, soprattutto nel periodo invernale, gli umidificatori, li andiamo, mettiamo delle goccette essenziali, via, tanta energia per creare nuovi format di gastronomia. Dicevo, per l'appunto, avendo delle spesso anche irritazioni, degli eritemi, io devo dire, sono fantastici questi prodotti, una crema eccezionale che anche questi possono trovare dove, Karin, insieme a tutti nei i prodotti? Nei nostri punti vendita, nelle degusterie, sia qui al Museum Center, abbiamo la degusteria di Piazza Caronte a Villa San Giovanni, la degusteria Piazza Stazione, sempre a Villa San Giovanni. Abbiamo un punto vendita anche all'aeroporto di Lamezia Terme, non so se sei a conoscenza. Direi che siamo a conoscenza, è lì che i nostri protagonisti, quelli che non sono di Reggio Calabria, hanno come punto centrale per andare a reperire. Quindi salutiamo Ilenia, salutiamo Angela, che sono lì proprio pronte a farvi assaggiare, perché prima di acquistare il gruppo Caminiti vi fa anche assaggiare. Sempre, perché l'accoglienza per loro è fondamentale. Non dimentichiamoci che il professore Caminiti, Karin, è un formatore anche, è colui il quale dà proprio lo start-up spesso anche a tante strutture. Lui fa anche delle consulenze per le strutture alberghiere. Non dimentichiamo anche la carica che ha ereditato. Che ha ereditato, assolutamente sì. Allora, intanto deve ancora rimanere dal lato, sì, destro-sinistro. Sì, ho abbassato un po' la piastra per farlo cucinare lentamente, per mantenerlo morbido. Sembra proprio un soffice materasso. Secondo te qual è il lato inverno e il lato estate? Il più buono è quello centrale. Il più buono è quello che va bene. La primavera che ci sta in mezzo. Senti, ritornando, Karin, invece appunto ai punti vendita. I punti vendita, in particolare quello del Museum Center, si presenta anche come un angolo degusteria che è aperto addirittura dal lunedì alla domenica. Sì. Che vede Michele, lo chef che abbiamo visto nelle puntate di lunedì e di martedì, preparare dei piatti straordinari. Sì. Raccontaci un po' del buffet. Beh, il buffet considera che... E delle degustazioni, no? Certo, intanto tutti i prodotti che si possono acquistare li facciamo assaggiare. Sono tutti prodotti di nicchia, ovviamente, che realizziamo noi, e vengono abbinati in base ai sapori. Michele, quindi c'è un procedimento d'assaggio? Decisamente, ecco. Decisamente. C'è tutto un percorso, lo possiamo definire così, un percorso gastronomico dall'antipastino, diciamo, anche fino al dolce. Sì. E ci sono diverse proposte di degustazione anche per diverse esigenze anche economiche. Certo, diciamolo. Sì. Prodotti della tradizione, cucina regionale, ma non solo, perché come dicevamo prima, utilizziamo tanto anche le mandorle d'avola, il pistacchio di Bronte e la vicina Sicilia, un po' con le contaminazioni anche arabe, certo, che ci piacciono tanto. La vostra è una cucina regina che però non dimentica le tradizioni passate, assolutamente, quindi tanti pinoli, anche l'aggiunta spesso anche dell'uva passa, l'aggiunta anche del couscous, no? Che si integra, sì, sì, bene, tutti, sì, i cereali, l'orzo, vero chef? Cos'altro ti viene in mente di particolare che inserite? Non so, anche come pesce o anche come cereale? Il riso forse? Che tipologia utilizzate? Il riso della Piana di Sibari? Noi utilizziamo 5 tipologie di riso. Ecco. I basmati, il riso integrale, il riso venere, il cannaroli. Tutti? E il classico parboilè. Parboilè è l'originario, magari per fare qualche timballo, forse minestra? Sì, anche. Bene, i risi della Piana di Sibari, cogliamo l'occasione anche per salutare l'azienda Magisa, che in questa terza edizione da casa tua, devo dire, ci ha fornito tantissime dritte e tantissime informazioni su questa straordinaria realtà che noi abbiamo nella Piana di Sibari, precisamente a Villa Piana, e che ci rende i primi produttori e gli unici produttori che forniscono risi da Lampedusa
fino, Karin, a Ferrara, quindi un primato assoluto. Voi utilizzate queste specialità, lo vedete qui, il riso carnaroli, alta gastronomia, quello che utilizzi tu nei tuoi banchetti, certo. Mi dicevi. Ok, molto bene, io direi di mandare in sovraimpressione qualche altra ricetta magari. Possiamo mandare anche la foto del piatto che concorre ancora per l'estrazione del secondo premio, la carbonara al bergamotto di Ambra Strinati, che ha visto le regine proprio della fabbrica della pasta di Gragnano, un'altra straordinaria eccellenza che abbiamo in Italia. E, ok, quindi state vedendo la foto della carbonara e magari sì, arriva anche la foto dei risi pronto cottura sia all'ortolana ad opera della nostra Giusy. No, quella ad opera di Alessandra Punzi. E invece il risotto ai carciofi ad opera di Giusy Praino. Ecco, queste ancora si contendono il secondo posto. Come andiamo con lo spada? Sì, sta cucinando. Piano, lentamente, perché... Lentamente, certo, perché deve rimanere morbido. Mm-hmm. Poi tra un po' lo giriamo, le facciamo ancora andare lentamente. Intanto hai preparato lì il salmoriglio, sì. Ripetiamo velocemente Francesco Marinaro che tipo di accorgimenti ti ha suggerito. Allora, principalmente abbiamo usato il condimento balsamico al bergamotto, un po' di succo di bergamotto per, invece del succo di limone. Certo. Per un po' di acidità e poi le bucce sempre del bergamotto, un po' di pepe nero. E poi all'ultimo mettiamo la mentuccia fresca. Va bene, benissimo, ce ne possiamo andare in pubblicità. Intanto mandiamo avanti la cottura di questa ottima e succulenta fetta di pesce di spada pescato nello stretto, siamo a due passi, vicino alla Sicilia. La Fata Morgana so che vi ha, ogni tanto vi viene a trovare, vero? Sì, capita di rado, però è un fenomeno bellissimo. È un fenomeno bellissimo, sì. È unico, decisi, unico nel suo genere. Allora, cari amici, vi aspetto sempre in compagnia di Karin, direttrice del Grand Hotel della Ville, e del nostro chef Christian, per andare avanti con la preparazione del pesce spada al salmoriglio tra i 10 finalisti. Francesco Marinaro, chissà quale premio si aggiudicherà. A tra poco, eh? Rieccoci, cari amici, avete visto che straordinario posto, che suggestione, il Borgo Santa Trada? Karin, c'è questa pubblicità che ha praticamente fatto venire una curiosità a tutti quanti, che abbiamo il piacere noi di approfondire in tutti gli spazi, per come si presenta, anche per come voi gestite gli eventi di gastronomia. Saremo lì con le nostre telecamere per l'ultima puntata della terza edizione di A Casa Tua dal Borgo Santa Trada al Pilone, perché ci sarà appunto l'evento gastronomico legato al Bergamotto in Festa, dove vedrete anche diversi riconoscimenti da parte del professore Caminiti dall'Accademia del Bergamotto, certo. Giusto? Agli ambasciatori del Bergamotto di quest'anno, dell'edizione 2013. E tu mi dicevi, a proposito del maestro Gerardo Sacco, che ha realizzato la nostra creazione, che vedrà come premio appunto la prima ricetta classificata, sarà proprio lui a realizzare questi riconoscimenti? Sì, maestro Gerardo Sacco ogni anno realizza proprio la medaglia di ambasciatore. Ah, ecco, quindi avremo modo di vedere proprio di cosa si tratta personalmente, anche perché lì forse ci sarà anche, vedrete finalmente anche il regista che tornerà nei panni del conduttore, e sarò io ad aiutare lui questa volta e non più lui me. Allora, il nostro spada è sì. Girato, quindi direi questa è la cottura più o meno. Ci siamo quasi, bene, il salmoriglio è pronto. Intanto, prima di darvi l'esito che la nostra direttrice Karin ha proprio nel conservato, sì, questa responsabilità di decretare chi sarà il secondo premio ad aggiudicarsi il weekend al Grand Hotel de la Ville, io vi voglio mandare ancora la grafica delle ricette che invece si contenderanno ancora il secondo posto, ma anche il primo posto. Quindi vedrete in sovraimpressione la spigola realizzata dal nostro Enzo Celi, questo bellissimo piatto,
Una ricetta molto ricercata questa, e secondo me con i dolci ci sono buone possibilità. Anche se è vero, Karin, che non è soltanto il bergamotto da pensare in ambito di impiego in pasticceria, no? No, assolutamente. Assolutamente. Anzi, il nostro invito ha sempre ci ha sempre creduto e ha sempre spinto nella ricerca proprio di nell'elaborare ricette salate a base di bergamotto. Mamma mia, ce ne sono tantissime. Adesso si aggiungono anche queste, ne abbiamo avuto un sacco anche noi. Hai visto, la gente si è veramente dilettata e si è ingegnata a cercare di accostare, come in questo caso, nel caso anche di ieri, e durante tutte le puntate di A Casa Tua tanti chef hanno utilizzato l'abbinamento al tonno o comunque alla carne o comunque agli antipasti con appunto base il condimento balsamico, piuttosto che l'aglio condito al bergamotto e la frutta secca. Ma diciamo che con i nostri prodotti li aiutiamo molto, perché è vero, fanno già grande parte da sole. Oh, è ovvio, potete consumarli anche così, aprite il vasetto, certo, e iniziate a mangiare. Lì hai praticamente poi la pupilla. Sì, noi realizziamo, diciamo, diverse confezioni, siamo promotori del Bergamet. Il Bergamet è praticamente un integratore alimentare che viene, va ingerito 10-20 minuti prima del pasto e aiuta, come dicevi tu. Una scatola per un mese, giusto? Sì, sì. Come dicevi nella puntata precedente, mangi curandoti. Certo, assolutamente sì. E controlla la pressione arteriosa, a bassi livelli di colesterolo, trigliceridi, anche la glicemia. Sì, anche sì, la glicemia. Infatti il professore Mollace, non solo per questo motivo, però è ambasciatore anche lui del bergamotto. Certo, ma è lui proprio che ha in un certo senso anche realizzato, sì, è reso scientifico assolutamente il prodotto. Va bene, allora ci siamo quasi? Pronti. Siamo pronti, vai pure. Intanto io vi voglio far vedere la grafica questa volta della ricetta di Rita Critelli, la torta ai pistacchi. Vi ricordo, questa è una torta ad esempio che è particolare perché non ha l'aggiunta di farina, quindi per chi soffre di celiachia e le intolleranze sono veramente tante, è veramente un ottimo suggerimento, un dolce poi servito con queste quenelle che state vedendo di yogurt, di gelato allo yogurt di bufala, un po' insolito, accompagnato con questa crema ai lamponi sfiziosissima, che potrebbe anche essere, Karin, giusto una crema alle fragole, una salsa alle fragole, una salsa... Certo, certo, con frutti di bosco, con... Ah, bergamotto! Quello è scontato, noi lo diamo per scontato, perché ovviamente... Però l'intento è anche quello, giusto, Karin, di far coincidere, di far sposare il bergamotto anche con altri frutti, con altri ortaggi. Ma guarda, ecco, il bergamotto è un grande esaltatore di sapori, perciò lo possiamo tranquillamente con abbinare con tutto. Anzi, sì, se volete rafforzare, è vero, forse questo è anche quello, il suggerimento sapiente che ci stai fornendo, se volete rafforzare il sapore dei vostri piatti, utilizzatelo. Il bergamotto. Il bergamotto, mamma mia, ci faranno un riconoscimento al professore Caminiti, noi lo stiamo per realizzare, voi abbiamo già detto ieri, mi state aiutando. Per la tua bravura io dico che il professore lo realizzerà, perché veramente tu hai la passione proprio e si vede che ci tieni. Ecco. Io ci tengo. Ami questo prodotto, ci credi, sì, e insieme a noi ci dai l'occasione, diciamo, di promuoverlo. Guarda, è stato il primo prodotto calabrese che io ho avuto la consapevolezza di conoscere grazie alla mia maestra, l'ho detto e l'avrei riservata questa notizia, lei che spero mi stia guardando, la maestra delle scuole elementari di origini reggine, Odabella Marrapodi, che proprio nelle prime lezioni alla scuola elementare, facevo la prima elementare, la prima cosa da grande appassionata di gastronomia che ha fatto è quella di parlarmi del bergamotto, di questo bergamotto, allora è rimasto nella mia mente e io sono contentissima dopo 25 anni, diciamo, sì, più o meno 25 anni di poterlo avere nella mia trasmissione di cucina. Quale onore più grande per me. Quindi grazie maestra, invito tutti gli insegnanti non solo a svolgere i soliti moduli didattici, ma anche a diffondere la cultura gastronomica partendo dalla propria regione, giusto? Certo, ecco, bisogna difendere i prodotti del territorio. Del territorio, assolutamente sì. Ci sei? L'emozione per decretare questo secondo posto? Sì, questo compito, perché francamente è difficile, è molto difficile, è difficile, però devo dirti che avremmo
tutti i prescelti. Aspetta, non dire nulla, perché intanto io devo portare a termine il compito che avevo, che è quello di dare a qualcuno che ha chiamato il numero verde le ricette per realizzare il cocktail. Intanto teniamo alta la tensione. Il cocktail che ha decretato Matteo Esposto come terzo vincitore. Quindi abbiamo un drink al bergamotto. Il drink al bergamotto prevede di pestare 3 o 4 fettine di cetriolo, 4 centilitri di gin, 2 centilitri di liquore al bergamotto. Ecco qua, lo vedete? L'amarotto? Dov'è? Ecco, che meraviglia. Poi un centilitro e mezzo di succo di bergamotto, lime, ghiaccio tritato e della soda, acqua frizzante chiaramente. Il secondo drink invece è la rivisitazione della margherita, 4 centilitri di tequila, 2 centilitri di liquore al bergamotto, 1 centilitro e mezzo di succo di bergamotto o lime sempre, 1 centilitro e mezzo di spremuta di sciroppo al bergamotto. Ecco, quindi l'utilizzo dell'amarotto e dello sciroppo al bergamotto. Vediamo un po' chi si sarà aggiudicato il secondo premio al Grand Hotel della Villa questo weekend, dove troverete tutti e due. Noi avremo l'onore di ospitare presso la nostra struttura, il Grand Hotel della Villa di Villa San Giovanni, il premiato in questo caso Massimo Daddino. Bravo Massimo, il nostro Max, che ha realizzato, ha inviato, per dire la verità, due ricette, una dolce e l'altra salata, che sono tra l'altro i gamberoni. Quella che vince sono i gamberoni, giusto? E questa panura aromatizzata, lui ha cercato di mettere il più possibile il bergamotto, però armonizzando proprio la ricetta, perché sappiamo bene che il gambero ha questo contenuto anche di colesterolo abbastanza elevato, e in bocca lascia proprio al palato, persiste, no? Come quella, come posso dire, quella patina, no? Che senti proprio. Quindi il bergamotto non fa altro che sgrassare e rafforzare anche la freschezza del gambero. Quindi questa panatura che abbiamo visto ieri, vi voglio dare la ricetta, dai, gliela diamo ai nostri amici, per chi non avesse il computer, per chi non potesse andare sul nostro sito internet www.iprodottidelsud.it o su www.acasatua.tv per rivedere la sezione delle ricette dedicate. Un attimino che io intanto prendo la ricetta. Intanto tu, cara Karin, una cosa che mi ha stuzzicato la curiosità, che trovano i nostri amici nei punti vendita, la degusteria, soprattutto qui al Museum Center, i bigliettini profumati al bergamotto, glieli vuoi fare vedere ai nostri amici, ti prego? Sì, abbiamo diversi prodotti, diciamo manufatti, ecco, che vengono realizzati sempre con il bergamotto. Ecco, che spettacolo! Sono aromatizzati. Ecco, guardate anche con la buccia, con la scorzetta che c'è lì, bellissima. Sì. Bello, bello, proprio bello, rappresenta, neanche a farla apposta, un dolcino, un bel dolce. Vi dicevo, Massimo Daddino, oltre ai gamberi, ha realizzato anche udurci da mamma. Saluto con affetto anche la mamma di Massimo, che ho avuto l'occasione di conoscere in due puntate che abbiamo registrato proprio lì nella sua casa, anche il suo papà, ed è praticamente un pan di Spagna semplice, un dolce da realizzare in poco tempo, il pan di Spagna con la ricetta tipica per 28 centimetri più o meno di stampo, 6 uova vanno bene, mi pare la ricetta, sì, più o meno sia quella, imbevuto di sciroppo al bergamotto, lo mettete in frigo e lo togliete un po' prima, una deliziosa proprio merenda per i vostri bambini. Quindi vi ricordo fa anche molto bene. Allora, per i gamberoni profumati al bergamotto che state vedendo sovraimpressione di Massimo Daddino, dovete per 4 persone procurarvi 20 gamberoni, 5 più o meno a porzione, olio extravergine d'oliva, sale, succo e buccia di bergamotto, condimento balsamico al bergamotto e poi ancora prezzemolo, aglio al condimento balsamico al bergamotto e poi sale e pepe, olio extravergine d'oliva. Quanto basta? Come siamo con i tempi, cari amici? Siamo arrivati.
Siamo arrivati, peccato. Ci abbiamo preso gusto, spero di avervi fatto cosa gradita, non perdete l'appuntamento di domani che ci tengo veramente tanto. Io sono una persona comune, penso di essere solo una grande appassionata di cucina, di amare i prodotti del mio territorio, i prodotti in generale che fanno bene, quelli della dieta mediterranea che tanto stiamo promuovendo in questa terza edizione, soprattutto di A Casa Tua. La nostra missione è quella di informarvi sulla buona cucina, di darvi anche qualche suggerimento, qualche tecnica. Ringrazio tutti i protagonisti di A Casa Tua, ringrazio tutti i partner commerciali, in testa anche il professore Caminiti, che tra il Borgo Santa Trada, il prodotto per eccellenza del nostro territorio, il bergamotto in tutte le sue trasformazioni che trovate nei punti vendita, la degusteria, le cantine Statti, tu mi dicevi prima, sì. Ottimo abbinamento, Anna, vero? Un buon vino da abbinare a questo piatto e il greco bianco di Statti. È ottimo, vi ricordo questo è un vino che è stato scelto proprio dal consorzio delle mozzarelle di bufala come miglior abbinamento vino pizza. E poi ancora i nostri supermercati del cuore, il Carrefour dei due mari, che vi ricordo, facendo una spesa da praticamente inizio maggio fino al 4 di novembre potrete cumulare, arrivare fino a 250 euro di spesa e chiedere la cartolina. Il fine settimana ci saranno delle promoter che penseranno a compilare la vostra cartolina, imbucarla e speriamo voi possiate vincere la casa che è in palio per il decennale dell'anniversario del centro commerciale Due Mari. Se anche voi siete da quelle parti, hanno messo in palio una casa a Nocera Terinese, un bellissimo posto. Invitiamo tutti A Casa Tua. Grazie Karin. Certo che sì, e questo ci sta proprio bene. Non perdete l'appuntamento tra la scienza, tra tutto quello che c'è di bellissimo e suggestivo nel Museo del Bergamotto. Poi dopodomani invece appuntamento finale con il Borgo Santa Trada al Pilone per il Bergamotto in festa e per chi vincerà la creazione del maestro orafo Gerardo Sacco che ha realizzato appunto apposta per noi di A Casa Tua creazione che vedrete, ce la teniamo ancora in serbo ma sabato capirete di cosa si tratta. Grazie Karin, grazie al nostro chef, grazie al professore Vittorio Caminiti, un saluto affettuoso anche alla signora Anna, moglie e assolutamente grande sostenitrice di tutte le attività e di tutte le passioni del professore. Grazie, a domani, buone cose a tutti da mangiare, non mancate.